Buongiorno a tutti, oggi siamo in via Lorenteggio, via Segneri, siamo qui di fronte alla stazione futura Segneri della metropolitana che dà tanti problemi di sporco eccetera. C'è una signora che ci ha fermato e giustamente lei abita qui signora? Abito sì, a qua, in Paolo Segneri numero 8, però queste cose di qua è diventato insopportabile. Io abito qua dal 2007, prima era diverso, invece adesso tutta la gente che abitano qua che sono praticamente abusivi o non abusivi, italiani, stranieri, tutti certo. Quanti vengono, prendono le cose che hanno, lo buttano qua e basta. Abbiamo il cassonetto in ogni condominio e deve mettere una telecamera che così si vede chi sta buttando le spazzature, così fanno la multa, così basta, non lo buttano più. In diretta le dico una cosa signora, guardi, Paolo inquadra, la vede quella? Quella è una telecamera, lo sa cosa succede? Le rompono oppure dall'altra parte non c'è nessuno che le guarda, siamo venuti apposta. No. Adesso bene, gli ho dato ho una brutta notizia allora. No, per me è bello. Però non va. Abito qua, non va. Madonna santa, però in quel momento che stanno facendo non si infoca? Alle persone che lo rompono. Le spiego cosa succede. Praticamente c'è la sede della polizia locale, i vigili, hanno una centrale con tutti i televisori e si lamentavano perché erano uno o due persone per controllare tutti i televisori di Milano che saranno 200-300. Siccome non è che gli si accende e gli dà il segnale come il telefonino col messaggio, o lo vedono al momento altrimenti la perdono. E noi siamo venuti qui apposta a far vedere questa cosa, l'avevamo già fatta vedere e sto andando anche in via Segnera al 10 perché c'è un problema di allagamento di fogne. Qua, sì, va bene. Io la ringrazio. Come si chiama signora? Enedina. Va bene. E Perù? Sono peruviana, però la cittadinanza italiana. Sì, no, ma perché ho sentito la pronuncia, perché ho un'amica che abita qua che è peruviana anche lei. Ah. Ciao allora, grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. La signora se n'è appena andata, ci ha dato delle informazioni molto utili. Purtroppo molti non sanno che ci sono le telecamere e vedono l'immondizia e giustamente si lamentano. Le vorrebbero e non sanno che ci sono, vuol dire che le telecamere, come diciamo sempre noi, non funzionano. Guardate dove siamo, vi faccio vedere direttamente il cartello. Questa è la ST02, Varco 2, della stazione di Segneri. Qui arriverà la metropolitana, ma secondo voi avete visto gli immobili alere in questo angolo? Chiamiamolo Beirut per essere gentili, tutta l'immondizia che viene gettata in giro, le occupazioni abusive eccetera. Credetemi, oggi andremo a vedere una situazione che forse è ancora un pochino peggio, anche perché coinvolge non solo l'azienda residenziale pubblica, ma anche dei privati e anche questi signori che stanno lavorando qui, chiaramente quelli di MM che hanno gestito e supervisionano la metro. Andiamo. Cari amici, City Report, sono Tullio Trapasso, siamo in via Segneri numero 10, siamo insieme a Mauri Guerci che ci spiegherà un attimino come funziona questo condominio che come sapete, anzi saprete meglio da lui, è un condominio misto, ci sono dentro i privati, quindi non è la solita gestione lasciata ad Aler che poi va a perdersi eccetera. Ciao Maurizio, dici Ciao. Un po' come funziona qui la situazione condominiale? La situazione condominiale è gestita da un'amministrazione, ovvero Aler è proprietario del 90% degli appartamenti e il 10% sono dei proprietari, di una decina di proprietari. Questo consente di monitorare meglio tutte le situazioni che si vengono a creare all'interno del condominio, al di là di avere un'amministrazione che controlla anche le spese, i conti e tutto il resto. Ultimamente sono stati fatti diversi lavori, tra i quali il servizio di videosorveglianza e rifacimento delle luci, per rendere un po' più sicuro il condominio. Anche perché i palazzi attorno, insomma, sì, come dire, tutta la zona ha problemi di sicurezza e
di occupazioni, ma come penso tutta Milano, insomma, non è che siamo solo noi in questa condizione. Ma oggi siamo venuti da te per un problema particolare, che diciamo che stravolge tutto quel bel lavoro che state facendo, perché si inserisce un altro fattore esterno. Allora, il fattore esterno nasce nel 2017 con un, oltretutto, un articolo che venne fatto da Marianna Vezzana Del Giorno. Del Giorno. Quando abbiamo avuto i primi rigurgiti fognari nel fabbricato 1, che è questo, e in particolare della scala A, B e C. Rigurgito che non dipendeva da noi, nel senso che l'impresa di Spurghi che è uscita ha dichiarato attraverso una certificazione che le nostre tubazioni erano completamente libere e che l'otturazione, l'intasamento della rete fognaria era sulla via Segneri. Fatto l'articolo, io mi sono messo in contatto con l'amministratore e un giorno ho chiamato il Comune di Milano nella sede centrale, che mi hanno detto si rivolga al Municipio 6, al Presidente Minniti, che in effetti mi ha ricevuto. Mi ha ricevuto, gli ho spiegato qual era la situazione, dice no, il Comune non è competente in questa materia. Per cui dice guardi, l'unica cosa che posso fare, ed è stato gentilissimo, mi ha detto la posso mettere in contatto col Presidente di M4, anzi guardi, chiamo subito io per spiegare la situazione e cerchiamo di risolvere il problema. In effetti mi hanno dato le mail, io ho cominciato a scrivere, però i rigurgiti stanno continuando dal 2017, per cui in termini economici abbiamo speso circa 10.000 euro non per diciamo operare a livello di spurgo, ma per pulire le cantine. Certo, perché se no col caldo e tutto il resto c'è il rischio batteriologico, sanitario. Voglio ricordare che è acqua fognaria, non è acqua di fonte. Esatto, ma in realtà noi non siamo riusciti a igienizzare. Adesso ti spiego perché. In sostanza, noi abbiamo gli allagamenti che non sono le acque fognarie prodotte dalla palazzina. Quelle autoctone. Esatto. No, vengono dall'esterno. Per cui, anche se vogliamo chiudere anche tutta l'acqua, l'acqua ritorna. Allora, gli interventi, insomma, 10.000 euro per noi significa sul bilancio dell'amministratore un 20%, per cui ci hanno già messo in ginocchio. Se si rompe un vetro non abbiamo i quattrini. A questo punto l'amministrazione con posta elettronica certificata si è messa in contatto per chiedere l'intervento dell'assicurazione, eccetera, per avere un risarcimento o perlomeno per fare un incontro per capire perché tutto questo avvenga. Non ci hanno mai risposto. Quindi in soldoni, continuate ad avere il problema, nessuno risponde soprattutto dei danni ma anche di una possibile soluzione, e le ultime novelle che ho saputo che c'era qualche novità? No, le novelle, allora siamo passati prima da tutti gli enti e abbiamo fatto il giro dell'oca, è stato molto divertente, nel senso che allora io ho contattato i pompieri, mi hanno detto i pompieri non possono entrare nel cantiere M4, perfetto. Chiamato MM, che dovrebbe essere la responsabile delle rete fognarie, non possono entrare. A questo punto dico, chiamo l'ufficio di igiene. Dato che avevamo già avuto un contatto con l'ufficio di igiene, fa no, dice, noi non possiamo uscire perché è il comune di competenza. Per cui, fatto tutto il giro, siamo ritornati in comune. Io però non torno più da Minniti, perché Minniti, il presidente del municipio 6, mi dice... te l'ho già detto, insomma, chiama Terragni, chiama il presidente di M4 e cercate di risolverlo. Mi ha risposto però direttamente, mi hanno risposto le pubbliche relazioni di M4, che mi fanno una premessa dicendo che la premessa è che la rete fognaria esternamente è stata modificata per i lavori, per cui è stato fatto un condotto da 40 centimetri anziché la rete fognaria da 1,20 m. E oltretutto dice, in questo tratto noi abbiamo ritrovato un sacco di rifiuti che non possono essere conferiti alla fognatura, tra cui pezzi di plastica, pezzi di polistirolo, stracci. Dico, sì, è probabile, no? Nel senso che in tutta Milano sappiamo che le persone poi buttano di ogni dentro il water. Allora, il nostro condominio è a 100 metri dalla dorsale principale della rete fognaria. Che uno straccio riesca a superare un tubo di queste dimensioni, perché
Gli scarichi fognari sono fatti così, c'è una tubazione piccola che man mano si allarga fino ad arrivare alla tubazione principale. Che uno straccio riesca a superare la nostra tubazione piccola e si blocchi in una tubazione di un diametro di 40 cm, attenzione, 40 cm sono così, prima c'era una tubazione così, adesso hanno messo la tubazione di 40 cm dove la responsabile delle pubbliche relazioni di M4 ci ha detto però è successo qualcosa e non è più 40 cm, è qualcosa meno. Io vorrei sapere quella tubazione da 40 cm quante abitazioni serve, perché magari 40 cm solo per il nostro condominio è sufficiente, anche perché io ho continuato a scrivere che noi non eravamo responsabili perché allacciati alla dorsale principale della fognatura sono circa 10 famiglie, le altre scaricano in via degli Apuli. La mia scala è collegata alla fognatura di via degli Apuli e io subisco gli allagamenti. Allora, che 10 famiglie, circa magari 10-15 famiglie, siano responsabili dell'intasamento della fognatura principale è un miracolo. Allora, tutta questa documentazione noi ce l'abbiamo cartacea, però non riusciamo a fare una video ispezione della tubazione, perché attualmente da 2 mesi abbiamo le cantine con 20 cm di ristagno fognario. 20 cm di ristagno fognario sono 20 metri cubi d'acqua, che detto così sembra 20.000 litri, che non calano. Perché il terreno drena, ma se io ho un rigurgito continuo, il livello resta sempre lo stesso. È l'effetto lavandino. Io tolgo il tappo, l'acqua scende, ma se riapro il rubinetto l'acqua non scende più. Quello che succede nelle nostre cantine non è un problema nostro, è un problema di tutta la zona, perché a botte di 20.000 litri il rigurgito fognario va nel terreno. Le nostre cantine non sono impermeabilizzate, nessuna cantina è impermeabilizzata. Noi in questo momento stiamo riversando non so quanti metri cubi, quanti litri di fogna nel terreno. È un'emergenza ambientale? Forse. Ecco, aggiungiamo che oltre all'emergenza ambientale c'è quella sanitaria che si aggrava chiaramente col calore e col continuo permanere di quest'acqua reflua che diventa sempre sede batteriologica, eccetera. Comunque andiamo a vedere 2 immagini insieme così vi rendete conto di quello che accade. E siamo nella cantina di via Segneri 10, scala A, guardate un po', e oggi è in bassa. Credo che neanche i canali di Venezia, quando ci sono le esondazioni, siano ridotti in questa maniera, e l'acqua di Venezia è molto più pulita di questa. Non potete sentire l'odore, ma è una cosa incredibile. Cioè, il fiume Gange è molto meglio. E siamo nella scala B, qui siamo fortunatamente riusciti a scendere, ma fino a un certo tratto, perché in questa casa c'è un optional non gradito. La piscina, guardate che roba, insetti, escrementi, fognatura, feci, pipì, una situazione invivibile, ma qui le persone ci abitano, pagano le spese, pagano l'affitto, ci sono dei proprietari di casa, è una situazione veramente imbarazzante. Scala C, canale d'acqua. E come sempre, fettore, fognature, gente che paga e che vive in una condizione disumana. Non è il terzo mondo, è il quarto. E ci si può arrivare a sistemarle queste cose, visto che ci sono tantissime segnalazioni che sono state fatte dai condomini e dagli amministratori. Manca la buona volontà, manca delle persone competenti e che abbiano voglia di fare. Quindi vi sollecitiamo a fare. Ed eccoci, siamo stati a casa di una nostra amica che adesso vedrete, Anna.
Ciao Anna. Ciao Tullio. Ciao. Ecco, ci siamo a casa tua, ma che odore che c'è passando qua? Guarda, che succede? Raccontaci. Che ti devo dire? È uno schifo, è una puzza che, guarda, non riesco, veramente. Io faccio fatica anche a respirare. Sì, ti credo, anzi chiudiamo che è meglio forse. Grazie. Va? Ecco. Terribile. Quello che voglio dire, prego, intanto usciamo perché a Regione non si respira qui. Io sono stato 2 minuti, come sapete io non sono una persona abituata a stare negli alti posti come il nostro sindaco e la sua giunta, vado dappertutto, vi posso dire che non è una condizione in cui si può vivere questa. Non è che uno è schizzinoso, è veramente insanabile. Ma da quanto tempo vivi questa situazione? Dal 2017 che stiamo andando avanti così. Cioè io mi chiedo, 2 anni, città di Milano, Lombardia, non siamo in un paesino sperduto dove c'è un vigile urbano, abbiamo staff e personale che paghiamo centinaia di milioni e si deve vivere in queste condizioni. Beppe Sala, M4, i nuovi vertici che sono stati nominati 3 giorni fa, guardate il video e poi dateci una risposta, mi raccomando, come sempre, velocemente, che ve ne stavate già occupando, lo so. Siamo nel cortile, come potete vedere è un cortile tenuto anche bene, purtroppo c'è questa piaga di queste biciclette off-rubo bike che sono ancora in giro e ci chiediamo quando è che il servizio verrà smantellato del tutto, visto che non è più attivo, e quando verranno portate via tutte le biciclette. Continuiamo a esplorare via Segneri 10, questo stabile di proprietà mista privati e Aler, e anche qui purtroppo troviamo i resti dell'inciviltà, dell'incuria, dell'abusivismo, del degrado, all'interno anche perimetrale di questo palazzo, scariche di legno, immondizia, feci, bottiglie, insomma questo modo maleducato di portare avanti la vita insieme agli altri prosegue sempre anche qui dentro. Perché? Perché manca il controllo. Ed eccoci, vi stiamo facendo vedere in esclusivo un'immagine dall'alto del cantiere della metropolitana che verrà qui in via Segneri Lorenteggio, che è quella che in questo momento sta creando un sacco di problemi di cui vi stiamo parlando e che stanno creando veramente delle situazioni incresciose di invivibilità alle persone che abitano qui. Vibrazioni, topi, poi la zona comunque rimane isolata, è sporca, è diventato un ricettacolo di immondizia. Credo che tutto questo meriti un controllo certosino e le domande dei cittadini devono avere una risposta e una conclusione. Ed eccoci, siamo in un appartamento in via Segneri, ma adesso vi racconterà meglio la persona che ho qui accanto a me. Abbiamo fatto una bella faticata a salire qua sopra e pensate che non c'è l'ascensore. Dici, cosa succede? Cosa succede? Succede che dove abito io, via Paolo Segneri 8, non abbiamo l'ascensore. E io purtroppo da quest'anno mi sono ammalata, soffro d'asma, non ho più forza nelle gambe, non posso più lavorare e qua ascensore non c'è cura di noi ammalati e del sistema che abbiamo ormai di vita per noi handicappati, non c'è più religione. Siamo stufi, grazie a Dio che c'è questa gente che sì, ci vuole ancora bene, come il signor Tullio, questa gente qua che vedo adesso a casa mia, meno male. Però non è giusto fare un M4 quando noi abbiamo bisogno delle case, quantomeno va bene il terzo piano, mi sta bene, ma almeno datemi anche un montacarichi, sarei anche contenta con quello, per potermi muovere di casa, io, mio figlio, tante altre persone malate come me. Non è giusto che qua tutti parlano, e intanto il signor Salvini, che io amo da morire, non viene a vederci qua, lui si preoccupa solo di gli OMG, prima noi italiani, poi gli altri. E anche come il signor Tullio, 10.000 il signor Tullio. Guarda, scusami,
Adesso la signora ha nominato Salvini, Salvini lo nominiamo quasi tutte le settimane, sicuramente so che ci guarda, quindi capirà che la situazione è incresciosa. Io ho la pelle d'oca e sapete che sono abituato ad andare nei posti peggiori di Milano perché ho fatto fatica io a salire. Questa signora è prigioniera in casa sua. Milano 2019, rendetevi conto, quindi qui partiamo dall'assessore alle politiche sociali, Maiorino, che è anche europarlamentare, a Beppe Sala e chiaramente anche alla proprietà, quindi Aller, eccetera. Mettetevi una mano nella coscienza, come mi ha detto qualche assessore di questa giunta, se si vogliono i soldi si trovano per le emergenze e le necessità, ditemi che questa non è una necessità. Questa volta andrò fino in fondo ancora di più. Voglio sapere adesso i famosi oneri che sono stati i soldi che sono stati stanziati dal governo centrale per le migliorie in questo quadrilatero, se rientreranno anche le norme per le barriere architettoniche e gli ascensori, perché veramente la gente è inferocita, io sono inferocito quanto loro e io vi vengo a trovare, non vi picchio, però vi vengo a ricordare ogni giorno le gravi mancanze che state facendo verso la vostra gente, i milanesi. Grazie. Ed eccoci cari amici, siamo rientrati e come avete potuto vedere questo cantiere della nuova metro di Segneri Lorenteggio sta dando diversi problemi. Tra l'altro a dicembre eravamo stati nell'altro lato opposto di questo cantiere, quindi verso il Lorenteggio 181. Vi ricordate com'era messo? Agevoliamo le immagini. Ed eccoci, siamo in Lorenteggio 181, oggi ci è stato comunicato che ci doveva essere uno sgombero, noi è settimane che stiamo controllando questa proprietà ultimamente perché sono successe delle cose incredibili, tipo questa vietta che vedete oggi col giorno, che di notte comunque è sempre buia, dove ci si viene a drogare, a prostituirsi, a gettare gli oggetti rubati e la refurtiva. Prego Paolo Rusconi delle immagini se vuole venire con me. Insieme a noi c'è Aurelio Miranda. Siamo attenti ai piani alti, guardate i vestiti che se ne fanno, vengono lanciati dalle finestre. Ricordiamo che tutte queste case dovrebbero essere chiuse e sigillate perché i palazzi vanno buttati giù. I cittadini regolari che ci abitavano sono stati allontanati mesi fa da qui. Quindi adesso, siccome nessuno ha messo una messa in sicurezza, una guardia a controllare, sono stati tutti rioccupati illecitamente, legalmente. Guardate qui gli ingressi delle case. Ricordo che questo palazzo doveva essere già demolito in quanto qui a fianco questa massicciata non è il muro di Berlino ma è bensì il muro del cantiere della nuova linea metropolitana di Milano. Come potete vedere tutto quello che c'è in giro sicuramente non è frutto di un giorno, due giorni, una settimana, è frutto proprio della totale incuria e dimenticanza che ha avuto il gestore e chiaramente anche il comune e il municipio di questa situazione. Guardate questa lastra qua, un altro appartamento in tentativo
di occupazione abusiva. Ma adesso riprendiamo il cortile centrale, guardando questo splendido cielo, questi alberi coperti di vestiti che vengono lanciati dall'alto. Oddio! Come avete visto, nel mentre l'operazione dei carabinieri si sta portando avanti, qui sono rientrati, stanno già tentando di aprire le porte che erano lastrate. Quindi la situazione, come diciamo sempre, è messa in sicurezza e controllo e vigilanza sul territorio, altrimenti non serve a niente. E andiamo avanti.
Ed eccoci, abbiamo finito di terminare l'odierno reportage sulle case popolari maledette di Milano. Oggi c'è stato anche uno sgombero dei carabinieri che ringraziamo per la loro disponibilità. Purtroppo all'interno si stanno di nuovo radunando questi clan rom bosniaci che sono occupatori abusivi di professione, nonché vivono di espedienti e varie cose, come potrete vedere nei filmati. E c'è qui con me Aurelio Miranda, qui chiedo, hai mai visto una casa popolare conciata peggio di questa a Milano? Peggio di questa è difficile trovarne. Il discorso è che queste sono case popolari, sì, dovrebbero essere gestite dalla regione o dal comune a secondo se ALER o MM. Il problema è che sono case popolari ingestite. Il risultato è quello che abbiamo visto all'interno. E Tullio, il problema è che qua forse andiamo un po' oltre il degrado. Sì, direi che qui andiamo verso il pericolo vero e proprio. Sappiamo che ci sono stati degli attentati in questi giorni, mettiamo le mani davanti, speriamo che non sia così, ma se un latitante, un terrorista vuole venire a Milano e nascondersi da qualche parte e non farsi trovare da nessuno, ecco il loro orienteggio 181. Direi che con questa vi salutiamo, Tullio Trapasso, City Report, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, Aurelio Miranda, Daniele Menti, Paolo Rusconi che sta facendo le immagini e a cui gli dico dai un'ultima visione di questo luogo spettrale che purtroppo sarà ancora abitato per molto tempo. Cari amici, fine giugno 2019, dopo la nostra precedente visita siamo tornati al famoso 181 di via Lorenteggio. Come potete vedere da questa parte sono state approntate le messe in sicurezza, dalle immagini di Paolo Rusconi vedrete anche che è stato sistemato un cancello nel mezzo. Purtroppo ci segnalano ancora i cittadini e i negozianti qui vicino che esistono ancora delle occupazioni abusive, perché queste persone passano attraverso delle corde, come le scimmie, dalla civico a fianco che è il 183 e che è un'altra casa ALER. Dopo vi faremo vedere un po' di immagini. Andiamo avanti. Ed eccoci, siamo entrati al 183, come potete vedere questo è il palazzo limitrofo a quello che è stato chiuso e sorvegliato, c'è ancora delle persone che vivono qui e da questo lato le persone entrano, scavalcano anche con delle corde, i guardiani ne sono testimoni
si riappropriano di questi alloggi che dovrebbero essere definitivamente chiusi da parte di Aler e non dovrebbero essere più vissuti perché sono in condizioni pietose, non ci sono più abitanti regolari. Come potete vedere, la cosa si evince da tutta la sporcizia che vediamo, dalle attrezzature che vengono utilizzate, vedete queste cose per scavalcare. Fra l'altro alle nostre spalle, Paolo, se ti giri, abbiamo anche un motorino rubato e senza targa. Ok, direi che per oggi va bene così. City Report dal 183-181 di Lorenteggio, andiamo avanti. E un saluto a tutti, dove siamo? Riconoscete la struttura? Scala A, siamo in via Segneri, al solito posto dove eravamo stati qualche giorno fa. Perché? Perché la situazione è peggiorata, i cittadini ci hanno richiamato e noi veniamo a vedere cosa c'è. Seguimi Paolo, grazie. Diciamo che il fettore è sempre a livelli incredibili e dalle immagini potete vedere che si è alzato il livello della fogna, dello schifo, guardate che roba. Ricordo che poi questi appartamenti sono in un condominio misto dove Aler sta cercando di vendere gli appartamenti a chi c'è già dentro e la vediamo un po' dura come operazione, forse anche antieconomica, e aggiungerei anche il fatto che sicuramente vendere questi appartamenti in queste condizioni non è da istituzione che dà garanzia di qualità della vita. Comunque per adesso ci fermiamo e chiudiamo la porta perché il tanfo è incredibile, non riusciamo a respirare e andiamo avanti. Amici e amiche, buongiorno, sole, Panama, siamo al municipio 7 in via Quinto Romano 61. Come mai siamo qui? Siamo in queste case MM che vedete alle nostre spalle perché qualcuno ci ha chiamato, qualcuno che già conoscete, è intervenuta un paio di settimane fa nella puntata di Leonardo. Andiamo a vedere che cosa succede in questo stabile. Ciao Carla. Eccoci, siamo tornati davanti alle telecamere per sapere che cosa succede qui dove tu abiti. Stavolta vedete dove abita, non siamo fuori come l'ultima volta. Raccontaci un po' questo passo carraio, insomma tutte queste cose che non vanno e che dovrebbero funzionare, perché comunque tu hai i tuoi problemi, non ne devi avere altri creati dal gestore. Guardi, io quando ho visto 6mm c'è un casino, ecco che c'è, è da fare elettrico perché non è norma di legge. E poi c'è un fatto che io per entrare con la macchina ogni volta bisogna aprire a chiave, aprire, chiudere, e poi non va, e poi anche là che c'è il piccolo lo chiudono, quando lo chiudono io non riesco a passare quello piccolo, devo aprire quello grande. Poi c'è anche il mio compagno che c'ha il problema che si è aggravato, c'è il competente e ho paura che cade e aprire il cancello, e io chiedo che venga fatto il cancello elettrico. Perfetto, direi che Carla ha già detto tutto, però visto che ha citato il suo fidanzato che è qua dietro, chiediamo un attimino anche a lui di farci un riassunto secondo il suo punto di vista di tutto quello che non va, anche se secondo me è chiaro, il cancello elettrico è il primo problema. Buongiorno, grazie. Dunque, come ha detto la mia compagna, per le sue esigenze di disabilità e di salute ho bisogno di spostare la macchina per entrare dentro e arrivare vicino alla scala, per evitare di farle fare troppo movimento, e poi anche perché con l'aggravarsi della mia situazione di salute anch'io faccio più fatica a portarla da casa a qua alla macchina, quindi tutte le volte devo tenere la macchina accesa, aprire il cancello con la chiave. Il cancello cigola, è pesante, a volte sembra che si incastra, quindi c'è anche il timore che si possa rompere, ti può cadere addosso. È stato anche riparato una volta, quindi poi dopo è da chiudere perché c'è la mentalità che i cancelli devono essere chiusi.
per ragioni di sicurezza e per altre ragioni. Scusami, io vedo che però noi siamo entrati diretti qui, il passaggio pedonale era già aperto. Questo rimane sempre aperto o chiude? No, questo c'è a fine giornata, viene chiuso, nel weekend viene chiuso e le chiavi sono diverse, quindi ci vuole una chiave di un certo tipo, si fa ancora più fatica in quello piccolo ad aprirlo e comunque anche quello grande si fa fatica. Spesso e volentieri poi capita che si spezzano le chiavi dentro e quindi non si riesce a far entrare la chiave, quindi c'è bisogno aprire, fare il giro e aprire dalla serratura opposta. Poi, come sta dicendo la mia compagna, giustamente, non è soltanto la nostra problematica, ci sono tantissime altre persone disabili con altre problematiche anche di portare l'ossigeno alla propria abitazione e le ambulanze per persone anziane e altri problemi che possono capitare, che non hanno la possibilità di aprire, non hanno il permesso di poter entrare perché dovrebbero entrare solo con la barella, prendere il paziente dalla scala e portarla all'ambulanza. Solo che spesso c'è qualcuno che giustamente riesce ad aprirgli, scendere, aprirgli e portarli dove devono andare, perché comunque è diramato il cortile ed è difficile magari raggiungere. Ti faccio una domanda. Scusami Carla, giustamente come state dicendo tutte e due, la motorizzazione di un cancello elettrico in un posto dove sono delle abitazioni, ci sono diverse decine di disabili, non ce n'è neanche solo uno, dove non c'è un servizio di custode 24 ore su 24 come nelle zone VIP del centro dove abita Beppe Sala, chiariamoci. Quindi per cui mettere una motorizzazione non vuol dire fare uno spreco, rendere sfarzoso un palazzo, non sono le maniglie d'oro, vuol dire eliminare le barriere che separano le persone dalla loro libertà. La libertà qual è? Quella di far arrivare un'ambulanza e anche di far entrare i vigili del fuoco, perché molte volte ci è capitato negli stabili di MM che dovessero sfondare perché nessuno sapeva dove stavano le chiavi per entrare con gli automezzi. Sappiamo che la manutenzione degli antincendi eccetera è quella che è, quindi i palazzi bruciavano, c'è stato anche qualche morto. Le scorse settimane avete visto via Beniamino della Torre che cosa è successo, la revoca dell'appalto di GL, non siamo qui a raccontare favole, sono tutte cose che potete andare a trovare. Direi che in questo caso è una richiesta minima. Poi vi dico, guardando anche il restante del palazzo, insomma, vedo che ci sono anche delle altre pecche, perché non fare felici e far vivere civilmente queste persone che non chiedono altro, non ci sembrano dei nemici né del partito politico tal dei tali e neanche dello Stato. Certo, e poi abbiamo avuto dei problemi che della gente sacrifico per questo cancello e abbiamo dovuto litigare tanto e io se mi aggredisco ancora io mi sento male, devo chiamare l'ambulanza, non ce la faccio più. Non voglio più essere aggredita perché hanno aggredito anche lui, anche Ferdinando, solo perché noi, sempre per noi, non so che c'era per noi, voglio tutti i nomi di quella che mi hanno aggredito, a me e a Ferdinando, perché io non ne posso più, capito? Ho capito. Ferdinando, ma che è successo? Cos'è sta storia che racconta, se ce la vuoi dire? Le problematiche diciamo che si possono dividere in due tronconi. Uno è il vandalismo o la vendetta o la delinquenza propria. Sì, e quindi spesso ci siamo ritrovati con uno specchietto rotto, una gomma bucata, una spazzola rotta. Mentre per quanto riguarda le discussioni, le persone appunto continuano a tartassare perché venga chiuso il cancello, se si ha la possibilità, ma se è una cosa veloce che io entro dentro e salgo in casa, prendo Carla, esco, non impiego 10 ore. Scusami, ma perché c'è qualcuno che ha dei problemi se tu tieni il cancello aperto per entrare con la tua macchina, scaricarti la spesa, la tua fidanzata per arrivare a casa? Tantissime persone, ci sono persone nelle prime tre scale qui e soprattutto nella scala là di fronte che ci hanno più volte
preso e iniziato a parlare, poi pian piano le cose si iniziano a scaldare, si è passate a discussioni. Ma anche... tutto questo, scusami, per il cancello aperto? Sì, per la questione del cancello aperto. Molte discussioni, aggressioni verbali e anche quasi fisiche. Io non posso fare nessuna denuncia perché non ho mai avuto la possibilità di sapere nome e cognomi di queste persone, perché il coraggio c'è di poter fare il prepotente, c'è, però non c'è l'umiltà. Quindi non sei riuscito a sapere i nominativi di queste persone. Adesso potremmo anche tentare una cosa, andiamo a citofonare qualcuno, vediamo se vuole venire giù a raccontarci qualcosa. Fermiamo un attimo, andiamo avanti. E sono qui davanti a questo cancello perché ho appena parlato con una persona che in questo momento, anzi da brevissimo sabato, ha un procedimento in corso con delle altre persone proprio per la questione dell'apertura e della chiusura del cancello. È una persona che lavora qui e che ha subito un'aggressione perché ha detto ad alcune persone di chiudere il cancello quando entrano. Quindi, come possiamo ben vedere, questo cancello è la fonte di mille discordie. Carla ha dei problemi ad aprirlo e chiuderlo perché giustamente con la loro situazione diventa pesante, c'è qualcuno che invece è normodotato, si fa i porci comodi suoi e non chiude nemmeno perché gli va bene così. E poi se qualcuno gli dice qualcosa aggredisce anche la persona che è addetta, tra l'altro aggiungiamo, a fare questo e gli cagiona dei danni. Quindi direi che è un motivo ancora in più, oltre a quelli che abbiamo detto fino ad ora, per svecchiare, cambiare questo cancello, metterne uno nuovo con la motorizzazione che si chiude dopo un tot di tempo da solo automaticamente, almeno per evitare che succedano disagi, contenziosi, litigi. Poi certamente speriamo che il Tribunale prenda provvedimenti verso queste persone che aggrediscono delle persone che sono qui, delle altre persone che sono qui, dei lavoratori, per gestire un minimo di ordine all'interno di un condominio. Andiamo avanti. E proseguiamo questo tour, siamo in via Quinto Romano, a casa di Carla, e guardate cosa succede, una barriera architettonica la troviamo fuori, mentre invece qui, Paolo guarda, manca tutto quanta la chiusura. A casa mia questo indica sì come sicurezza, la barriera architettonica da rimuovere è quell'altra, non questa, fate cambio, mettete qua il portone e di là metteteci un motorino che così cammina meglio. Per il resto che dire, state vedendo la situazione in questo palazzo che... è tenuto mediocramente, ma la cosa che ci preoccupa di più appunto sono le barriere architettoniche. Comunque entriamo, andiamo a vedere. E siamo nell'androne della scala di Carla, guardiamo subito come è di nostra consuetudine gli impianti antincendio e vediamo che qui questa volta è tutto regolare, anche se i cittadini, e vedrete dalle foto che vi mostrerà la regia grazie a Paolo Rusconi, fino a poco tempo fa, diciamo lo stesso periodo in cui siamo andati nello stabile di Bernardino della Torre, GL, non andavano bene gli impianti antincendio, sono stati cambiati. Bene, andiamo avanti così, MM. L'importante è che ci ascolti e che agevoli i cittadini. Qui invece abbiamo, come potete vedere, questo tubo sgualcito con dei fili che calano giù, anche abbastanza preoccupanti. Qualcuno ci dice che potrebbero essere dei materiali non propriamente buoni in un'abitazione. Noi per ora ve li mostriamo. E perché questo squarcio qui? Perché era stata montata una porta, come potete vedere, che adesso manca. Questo giustamente per ricordare che la manutenzione, i controlli eccetera vanno fatti con la testa e non con altre parti anatomiche del corpo. Continuava a sbattere finché siamo arrivati a un punto che la porta si è staccata. E adesso la sicurezza qui manca, non c'è più la porta e c'è un danno anche qui. Complimenti a chi si occupa della manutenzione a non aver avuto l'occhio e la professionalità di guardare. Non si può fare così nel 2019 a Milano. Andiamo avanti. Ed eccoci cari amici, per oggi è tutto da Quinto Romano 61. Un saluto a Carla e alla sua famiglia, un saluto a tutti quanti voi. Alla prossima, seguiteci, City Report.